Tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Stiamo per collegarci con Napoli per Napoli Lanerossi Vicenza, Bologna per Bologna Inter, Palermo per Palermo Juventus, Verona per Verona Fiorentina, Pisa per Pisa Catania. I radiocronisti impegnati sono Sandro Ciotti, Piero Pasini, Nuccio Puleo, Paolo Arcella e Massimo Valentini. Il primo intervento è per conoscere il punteggio dei primi 45 minuti di gioco. A voi Napoli. Al primo minuto della ripresa al San Paolo, Napoli 0, Lanerossi Vicenza 0. A voi Bologna. A Bologna, al termine del primo tempo, Bologna 2, Inter 1. A voi Verona. A Verona, primo minuto della ripresa, ancora 0-0 fra Fiorentina e Verona. A voi Pisa. A Pisa 1, Catania 0. A voi studio centrale. Qui è lo studio, vorremmo sentire ancora un attimo Verona, per cortesia. Qui è Verona, come abbiamo appena detto, Fiorentina e Verona al primo minuto della ripresa sono ancora sullo 0-0. Grazie Verona, e ora passiamo alle note di cronaca che prego di contenere nel limite massimo del minuto. A voi Napoli. A Napoli si gioca il secondo minuto della ripresa, sempre 0-0 tra Napoli e Lanerossi Vicenza. Il tempo è sciroccoso, la temperatura mite, il terreno perfettamente agibile. L'arbitro Gussoni di Tradate dirige davanti a circa 70.000 spettatori, ai quali è stato sinora offerto uno spettacolo di sufficiente dignità che ha spesso ospitato un calcio di buon livello. Ad un Napoli agile e autoritario, che per almeno due terzi della frazione è stato disinvolto padrone del campo, ha risposto un Vicenza ben organizzato in difesa, ancorché troppo falloso e involpato, il controllore di Amrin, tenace a centrocampo e abbastanza vivo nelle punte, tra le quali comunque ci sembra che Damiani e Vitali trattengano troppo la palla, giocando più per la platea che per la squadra. Non si può dire peraltro che il Napoli non abbia concluso in modo adeguato alla forte pressione esercitata. I padroni di casa sono andati, al contrario, assai spesso a rete, con conclusioni efficaci, prima con un insidioso tiro cross di Manservisi che Pianta deviava con la punta delle dita sull'irrompente in prota, quindi con un tiro di Amrin su cross di Canzi che Pianta fermava in due tempi, successivamente con una saetta di Manservisi appena al lato e ancora con un gran tiro dal limite di sinistro di Giuliano che si è perduto al lato dei pali di Pianta di un soffio. Il tempo si è chiuso sull'ennesimo tentativo azzurro con un violento diagonale di Pogliana che sorvolava di poco la traversa di Pianta. Lo stesso Pianta si è esibito di nuovo in un applaudito intervento su un forte tiro dal limite dopo una manovra impostata sulla destra. Il Vicenza si è fatto pericoloso praticamente in sole due occasioni, e cioè su un corner di Cinesigno che Vitali deviava di testa, trovando peraltro Zoff pronto a alzare oltre la propria traversa con la collaborazione dei legni, e quindi con un altro colpo di testa di Vitali, sempre su suggerimento di Cinesigno, che aveva battuto parabolicamente una punizione. Siamo ora al terzo a Napoli, sempre 0-0 tra Napoli e Vicenza. A voi Bologna. Qui è Bologna, Bologna 2, Inter 1, il secondo tempo sta per avere inizio. Ha segnato per l'Inter Boninsegna al secondo di gioco, ha replicato il Bologna in pochi minuti con due reti di Mujesan. È una giornata grigia, fredda, piovigginosa, il terreno di gioco è molle, gli spettatori 25.000, l'arbitro D'Agostini. Non è più l'elettrizzante confronto Bologna-Inter di qualche anno fa, ma è pur sempre una partita importante e ricca di interesse. Appena il tempo di iniziare si comincia con tre reti nel giro di 16 minuti, va in vantaggio l'Inter dopo appena due minuti di gioco, lungo cross di Jair sul quale Adani è incerto sul da farsi, anche Cresci non controlla Boninsegna e Boninsegna di testa segna da posizione angolata a porta vuota. Ecco, in questo istante l'arbitro ha ordinato l'inizio del secondo tempo. L'Inter dunque in vantaggio al secondo, passano 5 minuti e il Bologna segna di forza con Mujesan, traversone di Perani, tiro di Mujesan, rimpallo a favore dello stesso Mujesan che questa volta segna. Raggiunto il pareggio il Bologna prende coraggio e insiste e al 18° va in vantaggio. Azione Bulgarelli-Mujesan, il centravanti del Bologna aggancia di destro e al volo batte imparabilmente Vieri, 2-1. L'Inter gioca nella formazione annunciata, assente lo squalificato Corso. Il Bologna gioca quasi al completo, mancano solo Vavassori e Ardizzon, ma Adani e Prina sono in squadra da tanto tempo che riesce difficile considerarli riserve. La partita è stata finora avvincente e ricca di gioco. Ripeto il risultato del primo tempo, Bologna 2, Inter 1, a voi Verona. Attenzione per cortesia Verona, ho soltanto un attimo. Bologna passerà la linea sempre a Palermo. A te Puleo. Ecco, qui è Palermo, vi diciamo il punteggio al secondo minuto della ripresa. Palermo 0, Juventus 2. Le due reti sono state segnate da Vieri all'11° minuto di gioco e da Del Sol al 26° sempre del primo tempo.
Juventus grande, quella vista fino a questo momento alla favorita di Palermo. Ha segnato due reti, ha dato un saggio di buon gioco senza fronzoli, sempre rivolto all'obiettivo essenziale, cioè di portare avanti la palla e di servire per il tiro a rete l'uomo più smarcato. Haller e Del Sol hanno dato spettacolo per i repentini scambi in corsa, gli inserimenti in avanti ed il gioco di interdizione. Il Palermo, privo di Sgrazzutti, ai bordi del campo col numero 13, è rimasto frastornato in difesa, ha reagito con coraggio, ha sfiorato anche il gol con un colpo di testa di Pellizzara al 15° minuto, ma nulla ha potuto finora contro gli scatenati juventini. Dopo una prolungata azione juventina all'8° minuto, Anastasi, ben servito da Del Sol, sfiora il gol con un violento tiro di poco alto sulla traversa. 3 minuti dopo, Cucureddu a 3/4 di campo nella metà campo del Palermo, serve Vieri, numero 8 bianconero, supera al limite dell'aria Landoni e Bertuolo e batte Ferretti in uscita con un pallone che adagia all'angolo basso alla sinistra del portiere. Pellizzaro poi, come vi abbiamo detto, sfiora il gol, poi il Palermo per il Palermo, e si giunge così al 26° minuto quando, da uno scambio velocissimo Del Sol, Haller, Del Sol, lo spagnolo tira in corsa insaccando il pallone all'angolo alto alla destra di Ferretti, 2-0 quindi. Poi il Palermo colleziona alcuni calci d'angolo, sfiora la marcatura con due colpi di testa di Troia e quindi il riposo. Si gioca adesso il 4° minuto della ripresa, il gioco ristagna in questo momento a centrocampo, il Palermo che porta avanti la palla, 2-0 per la Juventus al 4° della ripresa a Palermo. A voi Verona. Qui Verona sta per scoccare il 7° minuto della ripresa, Verona e Fiorentina sono sempre in parità, 0-0. Si gioca sotto un cielo coperto e minaccioso, a tratti piovigina, il terreno, nonostante i teloni tolti poco prima dell'inizio della gara, si presenta piuttosto allentato per la neve dei giorni scorsi, sciolta poi dalla pioggia caduta abbondantemente fino alla tarda mattinata di quest'oggi. Nessuna variante di rilievo nelle due formazioni, dirige il signor Bernardis davanti a circa 28.000 spettatori. Primo tempo nel suo complesso abbastanza veloce e combattuto, anche se privo di notevoli spunti di rilievo. Le due squadre, seppure battute sia a un elevato livello, hanno dato la sensazione di non spingere a fondo sull'acceleratore, cosicché alla gran mole di lavoro svolta anche pregevolmente a centrocampo non è corrisposto alcun grosso pericolo per le due reti. Va detto in ogni caso che su questo piano il portiere fiorentino Bandoni ha dovuto svolgere un maggior lavoro del suo collega veronese Pizzaballa, risolvendo con begli interventi alcune pericolose situazioni, come al 3° minuto quando ha neutralizzato in parata volante un cross teso di Clerici e al 21° quando ha bloccato in tuffo un insidioso colpo di testa di Bui. Nel generale equilibrio delle forze, una certa supremazia è stata fatta registrare dal Verona nella prima mezz'ora, mentre la Fiorentina è salita alla ribalta negli ultimi 15 minuti con alcune ficcanti puntate. In una di queste, al 43°, Chiarugi ha mandato in rete dopo che l'arbitro aveva fischiato un fuorigioco di Merlo, segnatura naturalmente non valida. Le squadre sono andate così negli spogliatoi sullo 0-0, risultato che si registra anche in questo momento, 8° della ripresa. Ripetiamo dunque, all'8° minuto della ripresa, Verona e Fiorentina sempre sullo 0-0, a voi Pisa. A Pisa è quasi il 10° minuto della ripresa, il Pisa è in vantaggio per 1-0 sul Catania, segnato al 39° del primo tempo Baisi. La lapisana ha raccolto di testa una punizione battuta da Barontini e ha infilato sulla destra Rado. È una partita vivace fino a questo punto, anche se giocata su un terreno pantanoso e sotto la pioggia. La palma del predominio territoriale spetta ovviamente al Pisa, che a parte il gol ha saputo costruire qualche cosa di apprezzabile sia sul piano tecnico che su quello della pericolosità. Tuttavia il Catania non si è limitato nei primi 45 minuti a controllare il gioco degli avversari e, quando ha potuto, anche se raramente, si è fatto vivo con proiezioni offensive. Questo contribuisce ovviamente a dare tono alla partita che, ripeto, nonostante giocata su un terreno particolarmente difficile, è piuttosto vivace e attraente. Il Pisa è in vantaggio per 1-0 sul Catania, si gioca all'11° qui a Pisa, a voi in studio centrale. Qui è lo studio con le altre notizie. Cagliari, Cagliari 1 e Sampdoria 0, al 3° minuto segna Domenghini su passaggio di testa di Riva. I calci d'angolo 5-3 per la Sampdoria, il terreno buono, il tempo coperto, gli spettatori 20.000 circa, arbitra il signor Michelotti. A San Siro, Milan 0 e Brescia 0, calci d'angolo 4-2 per il Milan, al 32° De Paoli del Brescia è stato sostituito da Volpi. A Roma, Roma 1 e Bari 0, al 6° rete di Peirò su passaggio di Cappellini, calci d'angolo 2-1 per il Bari, il terreno leggermente allentato, il tempo coperto, gli spettatori 50.000, arbitra il signor De Marchi. A Torino, Torino 1 e Lazio 0, al 32° segna Facchinello con un forte tiro da 20 metri, al 45° il portiere della Lazio Sulfaro para un calcio di rigore tirato da Moschino e concesso per fallo di Nanni su Agroppi. Sulla respinta Sala riprende e Sulfaro respinge ancora definitivamente. Calci d'angolo 6-0 per il Torino, terreno scivoloso, piovigina, gli spettatori 13.000 circa, arbitra il signor Branzoni. Ad intuire il tiro, interrompendone acrobaticamente la traiettoria e salvandosi successivamente sull'irrompente Amrin. Un minuto dopo, su cross di Bianchi, colpo di testa... Scusa Ciotti se ti interrompo, è Palermo.
ha accorciato le distanze il Palermo con Ferrari all'ottavo minuto. C'è stata una contestazione sulla validità o meno del gol, perché Troia si trovava a terra dentro l'area del portiere, era stato atterrato 30 secondi prima. Comunque l'arbitro Monti ha convalidato il gol. Il punteggio al decimo minuto della ripresa a Palermo è Juventus 2, Palermo 1. A te Ciotti. Grazie Puleo. Ferrari dunque ha accorciato le distanze per il Palermo, che quindi si trova 1-2 nei confronti della Juve sul proprio campo. A Napoli frattanto si gioca il dodicesimo della ripresa, c'è un contropiede, Vicentino. È a rigore. Qui è Bologna, siamo all'undicesimo del secondo tempo. In quest'istante c'è stato un episodio clamoroso. Savoldi atterrato in aria da Burnic. Il gioco è rimasto fermo in attesa delle decisioni dell'arbitro, che non ha ordinato la massima punizione. Di rilevante, al terzo minuto della ripresa c'è stata una fortissima fiondata rasoterra di Facchetti, che è terminata al lato di Poco. Con le sue due mezze ali titolari, che sono Bulgarelli e Scala, il Bologna appare trasformato rispetto alle deludenti partite delle scorse settimane. Al quinto una punizione dal limite in favore dell'Inter, fucilata di Bertini, che Adani para inginocchiato a terra con qualche difficoltà. All'ottavo un bel tiro di Gregori da 25 metri e parato in tuffo da Vieri. Undicesimo del secondo tempo a Bologna, risultato invariato, Bologna 2, Inter 1, a voi Palermo. E cioè Biasiolo, che gli ha messo la palla di nuovo in calcio d'angolo, il terzo corner consecutivo che batte il Napoli in questo scorcio dell'incontro, che lo vede dominare nettamente il campo, soprattutto grazie all'opera alacre dei propri centrocampisti, che sostengono con bella efficacia le punte. Partito il corner di Amne, colpo di testa di Canzi, parata di pianta, ma ribadisce vittoriosamente in rete un giocatore che è seppellito letteralmente dal gruppo degli azzurri che gli fanno festa. Si è infortunato nella correzione a rete vincente il giocatore napoletano, viene soccorso dai compagni, zoppica visibilmente Giuliano, il capitano del Napoli, mentre zoppica anche l'autore del gol, che c'è ancora coperto dai sanitari del Napoli e dai compagni di squadra, che si stanno ancora congratulando con lui. Ci sembra tuttavia che si debba trattare del terzino Monticolo. Deve essere stato Monticolo che in mischia, dopo la parata di pianta sulla correzione molto pronta di Giuliano a rete sul cross dalla bandierina di Amrin, è stato poi battuto dall'intervento vincente di Monticolo, che quindi ha ottenuto la rete che porta in vantaggio il Napoli al 22esimo della ripresa. Qui al San Paolo, pertanto, mentre ci accingiamo a girare la linea a Bologna, la situazione è la seguente. Sentiamo qualche interruzione in linea, speriamo che si tratti della nostra cuffia e non dell'ascolto generale. È stato Canzi a segnare, ecco, Canzi era il giocatore napoletano a terra infortunato. È stato Canzi a ottenere la rete per il Napoli. Napoli 1, Lanerossi Vicenza 0, ha segnato Canzi al 22esimo, a voi Bologna. 21esimo minuto di gioco della ripresa a Palermo, la Juventus ha portato a 3 le sue reti. Al 16esimo minuto, per l'esattezza, è stato Anastasi a siglare il gol. Giubertoni era riuscito a salvare forse prima che il pallone valcasse interamente la linea di porta. Gli juventini hanno ritenuto invece che il pallone l'avesse già varcata abbondantemente. C'è stata una discussione, l'arbitro Monti ha interpellato il segnaline ed ha convalidato il gol, un gol che senz'altro farà discutere a lungo. La Moviola comunque questa sera potrà dire qualcosa in proposito. Al 18esimo minuto l'allenatore del Palermo, Di Bella, ha sostituito il numero 10 Bercellino con il numero 13 Sgrazzutti. Siamo giunti adesso al 22esimo minuto della ripresa e la Juventus è in vantaggio di 3-1 nei confronti del Palermo. Qui Palermo, a voi Verona. Qui è Verona, sta per scoccare il 25esimo minuto, le due squadre, Verona e Fiorentina, sono sempre in parità 0-0. Si sta registrando in questa fase di gioco una certa pressione della Fiorentina, ma anche se in questo momento il gioco si svolge sotto la porta della Fiorentina stessa, appunto per una punizione che si è risolta adesso con un nulla di fatto, cioè sul fondo. Dicevamo che poco fa, al 22esimo minuto, la rete del Verona ha invece corso un grosso rischio, prima su incursione di Amarildo, sul quale in extremis è intervenuto Mascetti, che ha deviato in angolo, e poi sul successivo calcio d'angolo, appunto per un tiro effettuato dallo stesso Amarildo quasi dalla linea di fondo, che ha costretto Pizzaballa a una grande prudenza per deviare la palla che sembrava ormai destinata in rete. Ripetiamo dunque, 25esimo minuto della ripresa a Verona, Verona e Fiorentina 0-0, a voi Pisa.
A Pisa 27esimo, il Pisa è sempre in vantaggio per 1-0, ancora infruttuosi fino a questo momento i tentativi del Catania di riequilibrare le sorti della partita. Rubino intanto ha cambiato il suo 13esimo giocatore, è entrato Ventura al posto di Reggiani. Ma sappiamo che Toneato sta rispondendo alla mossa, in quanto vediamo che sta scaldando Casati anche per il Pisa. Vedremo poi in un secondo momento chi sostituirà. Il Pisa è sempre in vantaggio per 1-0, a voi studio centrale. Bertoni era riuscito a rinviare il pallone proprio sulla linea di porta. Scusa Puleo, pronto, scusa Puleo? Sì. Qui è Verona, in questo momento siamo al 31esimo minuto della ripresa, la Fiorentina è andata in vantaggio. È stata una punizione a tre quarti di campo, il cui tiro ha colto smarcatissimo Merlo, il quale non ha fatto altro che riprendere la palla ben dentro l'area del Verona e scagliarla diagonalmente contro il paletto alla sinistra di Pizzaballa, che è rimasto preso in contropiede, quindi la palla è rimbalzata in rete. Ripetiamo dunque, 31esimo della ripresa, Fiorentina 1, Verona 0. A te Puleo. Al termine stesso mancano 3 minuti e mezzo, il Napoli è sempre in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Canzi al 22esimo della ripresa. Biasiolo per il Vicenza indirizzata verso Derlin. Derlin supera la fascia centrale del campo, si avvia verso la sinistra, cede a Volpato che indirizza verso Vitali, da Vitali indietro verso Facchin, contrastato da Giuliano ma mantiene il controllo della palla il Vicentino e quindi Gustoni giustamente applica la regola del vantaggio, prosegue nella propria azione il Vicentino ma poi viene fermato da Bianchi. Il passaggio di Bianchi di esterno destro verso Amrin è raccolto molto bene dallo svedese che riesce a precedere Volpato, non resiste bene a una carica di Damiani che viene giustamente rilevata dall'arbitro. Punizione per il Napoli a tre quarti di campo nell'area vicentina per fallo di Damiani su Amrin. Amrin, ripetiamo, si era liberato di Volpato ma non aveva resistito successivamente ad una carica da tergo di Damiani. Giuliano sarà incaricato della punizione per il Napoli accanto a Simon Servisi. Sulla linea di battuta intanto si porta anche Pogliana, pensiamo che sarà Manservisi a battere, già partito il tiro all'indirizzo di Canzi, si sposta sulla destra dalla sinistra napoletana per tentare di liberarsi dalla opposizione di De Petri, cede indietro verso Giuliano che viene contrastato in modo poco ortodosso da Biasiolo, nuova punizione in favore dei padroni di casa comandata da Gussoni che sarà battuta da Manservisi. Ecco Manservisi servire Giuliano, siamo ai bordi dell'area vicentina, Giuliano indirizza verso il centro dove si è spostato nel frattempo in prota. Fa una doppia finta ai danni di Biasiolo per liberarsi dal tentativo di intervento del oppositore vicentino, ci riesce, poi indirizza ancora verso Manservisi che si libera, cede verso Improta, il passaggio è troppo intempestivo, può intervenire alla brava la difesa vicentina con Carantini e successivamente con Biasiolo. C'è uno scontro piuttosto violento nel frattempo fra Scala e Giuliano che si erano portati sulla traiettoria, punizione per il Vicenza già battuta per gli ospiti da Biasiolo che ha indirizzato per Damiani, spostato tutto a sinistra nella posizione del numero 11, cede indietro verso Biasiolo, Biasiolo ancora verso Derlin, Derlin avanza, poi con un passaggio a rientrare smarca Scala, siamo a qualche metro dall'area napoletana, tiro cross di Scala, interviene rapidamente Zoffi in uscita, blocca la palla, non era del resto indispensabile questo intervento perché Gustoni aveva già fischiato il fuorigioco di Vitali, battuta la punizione per il Napoli verso Improta, tre quarti di campo nella propria area, Improta indirizza verso Canzi, il suo passaggio viene interrotto però da un intervento di Manservizi che fa poi proseguire verso Canzi che era il primo destinatario del passaggio di Improta, su Canzi si è portato rapidamente a De Petri, contrasto fra i due, la palla termina prima in fallo laterale ma poi Gustoni ravvisa nell'azione del difensore vicentino un intento scorretto e comanda una nuova punizione in favore del Napoli, siamo a 2 minuti dal termine al San Paolo, il Napoli sempre in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Canzi al 22esimo della ripresa, lo stesso Canzi invoca il passaggio su punizione che sta per essere battuta da Pogliana ma Pogliana preferisce ignorarlo e cede orizzontalmente verso Giuliano, Giuliano gli ritorna la palla, nuovo scambio tra i due e ora Giuliano che tira al lato di destro dopo aver scoccato la propria conclusione a qualche metro dal limite dell'area vicentina. Pianta si avvia verso il raccattapalle per raccogliere il pallone e c'è da dire a questo proposito che Pianta è stato il protagonista forse principale di questa partita, opponendosi spesso efficacemente alle conclusioni sempre frequenti e spesso pericolose degli avanti azzurri e tradito soltanto da una mischia in occasione del gol che Canzi era più lesto di lui a risolvere ribadendo in rete sugli sviluppi di un corner di Amrin. L'azione pertanto si è spostata verso l'area napoletana dove è intervenuto acrobaticamente Zurlini, il libero degli azzurri ha messo in fallo laterale quasi all'altezza della linea centrale del campo, si avvia a battere il fallo per il Vicenza Damiani, ha già scambiato con Vitali, riceve il passaggio di ritorno, interviene poi rapidamente Manservisi che avanza, contropiede per il Napoli, molto ben avviato da Manservisi per Canzi, tiro e parata sicura a terra di Pianta che non ha difficoltà a neutralizzare la conclusione dell'ala sinistra napoletana. Gustoni nel frattempo ha comandato la fine dell'incontro. Il Napoli ci sembra abbia conquistato meritatamente il successo
sull'abrivo di un gioco più organico ed agile e soprattutto grazie ad una fervida determinazione agonistica che gli ha consentito conclusioni frequenti e spesso efficaci, alle quali, come detto, si è opposto spesso con bravura. Un pianta che anche alle cronache più recenti, vedi partita con il Milan, avevano segnalato in grande condizione. Insieme a lui degli ospiti si sono messi in evidenza De Petri, Biasiolo, Damiani e Vitali, anche se colpevoli, come già accennato nei precedenti collegamenti, di palleggi troppo prolissi e di ritardi del gioco che hanno finito per nuocere alla manovra corale degli ospiti, mentre i padroni di casa hanno impressionato soprattutto come complesso, un complesso molto agile, molto svelto nella manovra, sicuramente più svelto di quanto non fosse nei primi turni della stagione. Chiappella evidentemente ha lavorato piuttosto bene in profondità, soprattutto sulla mentalità dei propri uomini, che oggi non hanno risentito dell'assenza di un uomo del calibro di Altafini, sostituito molto bene, ci è sembrato, da Manservisi, sempre sgusciante, sempre pronto a sacrificarsi per gli altri con smarcamenti e ritorni tempestivi, mentre Canzi ha finalmente potuto cogliere un successo personale al San Paolo grazie ad una partita molto determinata e vivace che gli ha consentito di essere sempre nel vivo dell'azione ogni volta che la palla si spostava verso pianta. Insieme a lui vorremmo citare Giuliano per la gran mole del lavoro svolto e Bianchi per la pulizia del lavoro di sostegno prodigato in favore dei propri avanti. Ha diretto Gustoni davanti a 70.000 spettatori. Vi ricordiamo ancora il risultato finale: Napoli batte Vicenza 1-0, rete di Canzi al 22esimo della ripresa. A voi studio. Il Pisa ha battuto il Catania per 2-0 e se ineccepibile ci sembra la vittoria dei toscani, altrettanto severo ci pare però il punteggio. E questo perché? Perché mentre abbiamo assistito a un primo tempo di chiara marca pisana, la sua supremazia era interrotta solo a tratti da delle folate offensive dei catanesi, abbiamo anche visto però una gran parte della ripresa con un Catania orgogliosamente spinto avanti. Evidentemente i catanesi erano abbastanza coscienti della delicatezza di questa partita, significava più o meno, pur con tutte le riserve che bisogna sempre fare con queste previsioni, se restare o no nella scia di chi insegue il sogno di venire in Serie A. Proprio per questo c'è stato da parte dei catanesi orgoglio e agonismo profuso, profuso ma il campo è nelle condizioni in cui è, e anche la corta difesa pisana, che a un certo punto si è rinfoltita con l'intervento di Casasi, tredicesimo giocatore, ha impedito al Catania di poter riequilibrare in tempo le sorti della partita. Su uno dei contropiedi, ai quali proprio il Catania si offriva praticamente spingendosi così avanti, Ioan ha colto con un gran tiro da fuori dell'area, un'autentica stangata, la seconda rete del Pisa. Con questo risultato 2-0 si è chiuso in favore del Pisa questo confronto, arbitrato da Torelli di fronte a 5.000 spettatori sotto una pioggia ininterrotta. I calci d'angolo 10-3 a favore del Catania. Qui è Pisa, a voi studio centrale. Riepiloghiamo ora i risultati. A Bologna, Bologna batte Inter 2-1. A Cagliari, Cagliari batte Sampdoria 4-0. A Milano, Milan e Brescia 1-1. A Napoli, Napoli batte Lanerossi Vicenza 1-0. A Palermo, Juventus batte Palermo 3-1. A Roma, Roma batte Bari 1-0. A Torino, Torino batte Lazio 3-0. A Verona, Fiorentina batte Verona 1-0. La classifica: Cagliari punti 24, Juventus e Fiorentina 21, Internazionale 19, Milan, Napoli e Torino 18, Lanerossi Vicenza 17, Roma 16, Verona e Bologna 15, Lazio 13, Sampdoria 10, Palermo e Brescia 9 punti. I marcatori della Serie A alla sedicesima giornata, prima del girone di ritorno, con 10 reti al comando Vitali del Vicenza, con 9 reti segue Chiarugi della Fiorentina e Riva del Cagliari, con 6 Bertini dell'Inter e Altafini del Napoli. Gentili ascoltatori, abbiamo così conclusa la nostra trasmissione. Vi ricordiamo sul secondo programma, tra poco va in onda Domenica Sport. Grazie dell'ascolto e buonasera. Abbiamo trasmesso tutto il calcio minuto per minuto. Hanno partecipato alla trasmissione i radiocronisti Sandro Ciotti da Napoli, Piero Pasini da Bologna, Nuccio Puleo da Palermo, Paolo Arcella da Verona e Massimo Valentini da Pisa. Dallo studio centrale, Roberto Bortoluzzi.